Ciao a tutti, nuovo video, nuova serie, Martyred Soul Suspect. Ho deciso di incominciare una nuova serie di Let's Play, oltre ai miei video normali di Companion Virus 2, avendo appunto l'opportunità di poter giocare a altri titoli, poiché li devo recensire per hardware upgrade. Andiamo subito ad iniziare, mi trovo a provare la versione PC del gioco, a poter giocare la versione PC del gioco. Iniziamo subito con una nuova partita. Ci troviamo a Salem, in Massachusetts. Chiunque abbia informazioni è invitato a rilasciare una dichiarazione anonima alla L'immagine di una polizia. campana, un biglietto da visita che la polizia non La polizia ha riesce a ribattezzato interpretare, l'assassino il ma killer che ha della campana. diventato l'emblema dell'isteria che Un circonda rappresentante questi del giorni. Dipartimento Un della serial killer polizia a sta Salem seminando il panico panico in questa espresso tranquilla frustrazione cittadina. verso L'immagine una scena dell'indagine. È stato rinvenuto il di una simbolo campana. di una campana. Il significato del simbolo della campana rimane un Non ci mistero. sono indizi? Niente di niente? Quindi questa campana c'entrerà qualcosa. Quando cresci per strada, credi di essere invincibile. E questi siamo noi. Niente ti tocca. Non hai niente da perdere. Poi vai ad arrestare un tizio e ti accorgi che non sei invincibile come credevi. Ma che nome è Ronan? Quel ragazzino mi ha derubato! È ora di renderlo ufficiale. Papà, fa male! Tu mi rubi la macchina e io te la faccio fare. Ma però, è passato di belle. E ha imparato anche a fare a botte. Ronan O'Connor, lei è in arresto con l'accusa colpevole dei reati di furto d'auto, furto con scasso, furto aggravato e aggressione a mano armata. Scatta una foto. Lasciare che mia sorella sposi un poco di buono. Lo voglio. Lo voglio, sì. No, no, Giulia. Rimani con me, mi senti? Povero. Giulia. No, rimani con me, non lasciarmi. Tu e la tua famiglia siete solo dei delinquenti. Credi che basti un distintivo per ripulirti? Sei un fottuto criminale. Datti una calmata, amico. D'accordo? Sei pazzo. Se non ti conoscessi meglio, direi che stai cercando di farti ammazzare. Come si fa il poliziotto? Girati. Sei in arresto. No! Sono sopravvissuta. Fermo dove sei, stronzo. Vengo a prenderti. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Ogni poliziotto che hai spinto da una finestra ti darà la caccia e ti prenderà a calci in culo. Sì, ma la cosa è un po' strana. Ci hanno appena buttato giù da una palazzina e siamo ancora vivi? What? Quindi noi siamo questo poliziotto, Ronan O'Connor. Chi usa? Dannazione. La maniglia non si muove, è bloccata. Oddio, che male. Oh. Attenta, signora. Oddio. No, no, no! Oh, cazzo. Quindi siamo praticamente morti. Tocchiamoci, tocchiamoci.
Ma no, morti no. Sono ancora vivo. Posso farcela. Se riesco a rientrare nel mio corpo, magari posso svegliarmi. Che idea. Che idea folle, vabbè. Proviamo. Qui praticamente quello che sto facendo è ruotare la mano e poterla adattare alla forma del corpo disteso. Prendiamo la testa. No. Andiamo. Avranno sentito i vetri rotti. Oh oh. No. Andiamo. Merda. Fantasma? Esatto. Che cacchio. Ehi, torna qui! Torna qui! C'è una bella parte introduttiva che è praticamente tutto un filmato. Vai verso la luce. Ronan? Oh, oh, ma questa non è la moglie? Ronan? Non posso crederci. Non posso crederci, ti ho trovato. Siamo morti. Giulia. Pensavo che non ti avrei più rivista. Ti trovo bene. Sono stato meglio. Dio, se mi sei mancata. Darei qualsiasi cosa per essere lì con te. Per stare di nuovo insieme, ma... Ma? Ma cosa? No. Oh no, no, non ancora, non tu. Se non sei qui, dove sei? Sarà in paradiso. Dall'altra ponte. Quale ponte? Sei bloccato in una prigione. O su un ponte, dipende da come vuoi vederla. E sei in pericolo. Hai capito? Devi oltrepassare il ponte. Devi andare avanti. Andare avanti. Lì dove sei tu. Si spera. Non pensare a me. Sei morto lasciando qualcosa in sospeso. Oh. Questo è interessante. Rifletti. Cosa c'è di risolto nella tua vita? Non lo so. Devi scoprirlo. Ora vai. No. Giulia, mi hai lasciato già una volta ed ero distrutto. Ti prego, non lasciarmi ancora. Ci rivedremo, amore mio. Adesso pensa a salvarti. No, no, Giulia! Giulia! Non lasciarmi, Giulia! Dannazione! Pronto? C'è un uomo davanti al Regal che sta perdendo molto sangue. Gli hanno sparato. Mandate un'ambulanza. Non respira. Il mio amico dice che non respira. Non c'è polso. Ci sono vetri rotti dappertutto. Grazie, mi hanno sparato 7 colpi in petto. Sì, rimango in linea finché non arrivano i soccorsi. Beh, la cosa interessante da notare, ragazzi, è che lei ha detto, non ha detto ci rincontriamo dopo in paradiso, ha detto poi vedremo, devi solo andare dall'altra parte. Questa mi ha un po' colpito, chissà. Ehi tu, mi senti? No. Signorina, per favore. Non penso lo percepiscano proprio.
situazione. Oh oh. Ehi, tu! Ehi, mi senti? Torna indietro. Bambina malefica, tra l'altro. È ancora caldo. Vai verso la luce. Ok, ragazzi, allora. Primo video, introduzione. Non l'ho mai visto morto. Penso che possa bastare così. Da qui ora farò un altro paio di video. Cioè, secondo un altro paio. Da qui poi incomincia tutta la serie. Fare? Bene, ci vediamo tra poco al prossimo video. L'ambulanza sta per arrivare.